Cari amici, buonasera a tutti. Riprendiamo i nostri lavori come da programma e appunto come da programma abbiamo adesso la relazione del professor Guido Pignelli dal titolo La nuova cristianità mariteniana, teoria, prassi, crisi. Guido Pignelli, che è noto a molti tra i presenti certamente, è studioso di dottrina sociale della Chiesa e di storia del pensiero politico, ha pubblicato numerosi testi, soprattutto articoli e saggi. Tra gli ultimi volumi può essere segnalato quello dedicato alla rivoluzione pastorale, appunto. Bene, grazie a Guido Pignelli, a lui la parola. Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, il professor Roberto De Mattei e il professor Gianni Turco, e il mio intervento sarà molto più prosaico come argomento rispetto agli magnifici argomenti che sono stati trattati in questa sede: gli splendori della civiltà cristiana, la Trinità, le ripercussioni culturali e politiche del dogma trinitario, eccetera, le grandi dinastie cattoliche. Più prosaicamente l'argomento sarà quello del personalismo, ovvero sia di questa una concezione della persona, ma anche, come vedremo, della società, che pretende di costruire una cosiddetta nuova cristianità, almeno secondo le intenzioni di alcuni suoi esponenti, non tutti, e tuttavia parte da una concezione, come vedremo, è sbagliata dell'uomo, per arrivare a una concezione sbagliata della società. E mi soffermerò però soprattutto sulle conseguenze di questa concezione sbagliata e anche sul fallimento, il significativo fallimento che ha avuto il personalismo, specialmente in questi ultimi tempi. Partiamo dunque subito, voi vedrete, anche se non sottolineerò sempre, voi vedrete le conseguenze di carattere pratico che derivano da un discorso che all'inizio potrà sembrare un pochino astratto. Ma immergiamoci un momento per capire il momento, l'origine storica, immergiamoci tra gli anni 20 e 30 del XX secolo. In Europa sembravano vincenti quei movimenti totalitari di matrice collettivistica, comunismo, fascismo, nazismo, che asservivano gli individui a pretese esigenze sociali. Per contrastare questi movimenti, una fazione del mondo cristiano, impegnata in politica, cioè credette di poter opporre a questa aberrazione una tesi completamente opposta, cioè la supremazia dei diritti individuali rispetto a quelli, diciamo, quelli sociali. Tuttavia, l'espressione diritti dell'individuo faceva pensare inevitabilmente alle egoistiche pretese proclamate e imposte dal sistema capitalistico borghese, come si chiamava allora, sistema che era avversato dalle élite cattoliche dell'epoca, impegnate spesso nella emancipazione delle classi inferiori. Allora, alcuni di questi, una parte di questa elite cattolica degli anni 20 e 30, pensarono di ricorrere al pomposo termine di persona, anche perché l'uso di una parola come persona dal valore teologico poteva farla accettare facilmente negli ambienti cattolici più rigorosi. Pertanto i diritti della persona furono opposti ai diritti dell'individuo e anche ai diritti della società. E quindi nacque il personalismo, presentato come terza via tra l'individualismo liberale e il collettivismo più o meno socialista comunista. Purtroppo questa terminologia di origine teologica è stata usata in un contesto ideologico e politico estraneo alla dottrina sociale cristiana e fu imposta da quella che potremmo chiamare una sorta di setta intellettuale, una setta personalista,
chiamiamola così, che traeva le sue origini da una precedente corrente filosofica che si chiama filosofia del dialogo. E politicamente poi si espresse o si alleò con il Movimento Democristiano Internazionale. E qui, per essere brevi, non faccio l'elenco dei nomi, tanto li potete trovare o intuire facilmente. Il personalismo si presentava come il dogma della modernità, è una frase loro, non mia, è una loro autodefinizione, il presupposto dell'umanesimo filosofico e politico occidentale, perché solo sulla base personalista sarebbe possibile salvaguardare le libertà, i diritti umani e la democrazia. Inoltre, e uso qui un'espressione di un esponente della corrente personalista, Étienne Born, allievo prima di Maritain e poi di Mounier, il personalismo mirava anche a trovare una terza via tra rivoluzione e controrivoluzione. E soprattutto aveva un'intenzione dichiarata, dallo stesso Étienne Born, di dissociare lo spirituale dal reazionario. Lui dice esattamente così. Quindi formare i giovani del futuro impegnati in politica, che erano molto sensibili già dalla fine dell'Ottocento alla rinascita dello spiritualismo contro il materialismo, però separandoli dalla prospettiva reazionaria che ancora dominava in quegli ambienti, anche per merito, aggiungo io, del magistero, specialmente di San Pio X. In modo che la gioventù passasse da posizioni conservatrici a posizioni progressiste. E così il movimento politico cattolico. Ora, cerchiamo di chiarire brevemente cosa intende il personalismo quando parla di persona. Il personalismo considera l'uomo non come individuo, ma appunto come persona. Perché? Perché l'individualità designerebbe la dimensione materiale dell'uomo, la sua animalità, per così dire. Mentre la persona designerebbe la dimensione spirituale dell'uomo, quindi la sua umanità. E in questo modo la persona imparenta l'uomo con l'angelo e soprattutto con Dio, i quali, come è noto, sono entrambi persone. L'angelo è una persona dotata di intelletto e volontà, e Dio anche, a modo suo, naturalmente, in maniera analogica. Quindi, secondo i personalisti, affermare la personalità dell'uomo, l'uomo come persona, diciamo meglio, è la necessaria premessa per spiritualizzare l'uomo e anzi per divinizzarlo in qualche modo. Quindi, come concepisce l'uomo, o meglio, la persona? La persona è innanzitutto autocoscienza, e questa è la caratteristica della persona. Non solo, autocoscienza che si autodetermina. Quindi è una attività vissuta di autocreazione. La frase non è mia, è di Emmanuel Mounier, che la scrive nel suo famoso libretto manifesto intitolato appunto Le Personalisme, che è del 1950, una delle sue ultime opere. Quindi, di conseguenza, avendo queste caratteristiche, una autocoscienza che si autodetermina, la persona è fine in sé, per cui non può mai essere considerata come mezzo, non può mai essere usata come strumento per un fine diverso da quello della persona stessa. Voi direte, ma questo è Kant? Certo, questo è i fondamenti di una metafisica dei costumi di Kant, che il personalismo riecheggia e anzi presenta come un punto nodale. La persona, ma in realtà poi l'individuo in concreto, è fine in sé. Non può essere usato nemmeno per fini superiori. Cioè la persona non deve essere subordinata a nulla, né a qualcos'altro, né a qualcun altro, fosse anche Dio. Quindi non si può strumentalizzare la persona, cioè in realtà l'individuo, neanche per fini celesti, diciamo così, buoni, non solo buoni, ma addirittura soprannaturali. Voi direte, abbiamo già sentito questa frase, questa impostazione? Certo,
perché nella Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, numero 24, c'è scritto: l'uomo è la sola creatura terrena che Dio ha voluto per se stessa. E non per se stesso, come io, come c'è nella mia traduzione italiana. Propter se iptam, c'è scritto, per se stessa. Quindi l'uomo, scusate, la persona è un assoluto concreto. Veramente la frase non è dei personalisti, se non ricordo male è di Croce, però di fatto è fatta proprio dai personalisti. È una sorta di monade, cioè un particolare totale, perché compendia in sé l'intera realtà e dunque è in qualche modo infinita. Stando così le cose, il singolo è superiore, l'individuo, è superiore non solo alla società, il singolo, l'individuo in quanto persona, è superiore non solo alla società, come è ovvio a questo punto, ma anche al genere umano tutto intero, come la parte è superiore al tutto. Questo lo dico io, ma è implicito nel concetto. In realtà la parte è superiore al tutto in questa prospettiva, perché è tutto, si identifica con il tutto. È una specie di concentrato. Parafrasando una famosa sentenza del sofista greco Protagora, i personalisti dicono che in un certo modo la persona è la misura di tutte le cose. Ma la persona non è una cosa astratta, la persona vive nel mondo, anzi è coscienza di essere nel mondo. Anzi, di più, il mondo è costitutivo dell'essenza umana. Se la persona è tutto, la persona a maggior ragione è l'intera realtà, in qualche modo. Il mondo non è che il correlato oggettivo della persona. Quindi ad ogni persona individuale corrisponde un mondo individuale. Questa frase di Scheler nel suo libro Il formalismo nell'etica, Scheler è uno dei, diciamo così, profeti molto stimati dalla corrente personalista. Siccome ogni identità nasce dal confronto con la diversità, anche qui voi sentirete oramai un linguaggio che è diventato addirittura luogo comune, siccome ogni identità, ripeto, nasce dal confronto con la diversità, o meglio le diversità, la persona nasce dall'incontro con l'altro. Anche qui siamo negli slogan famosi. Un incontro con l'altro che è all'origine, avvia il processo di personalizzazione dell'individuo. Perché l'individuo è sì persona, ma lo deve anche diventare, nell'incontro con l'altro. E questo è ancora Mounier nel suo libro Personalismo e Cristianesimo. La persona, insomma, non è un ente chiuso, propriamente parlando, non è una sostanza. Non ha una natura. Questi concetti, sostanza e natura, sono detestati dai personalisti, a parte Maritain, che li usava però per una vecchia eredità tomista che ancora non aveva perso. La persona non è una sostanza e non ha una natura, perché altrimenti, come dire, ingabbieremmo la persona in concetti oggettivi che non hanno niente a che fare con la persona, che è principalmente, essenzialmente, soggetto, ma soggetto aperto a tutto il resto, all'altro. La persona, insomma, non ha relazioni, ma è relazioni. La persona è una rete di relazioni. Qui la parola rete, come sapete, ha fatto poi una lunga strada ed è arrivata fino a noi, anche nel termine inglese web. La persona è una rete di relazioni, anzi è il risultato delle relazioni che l'uomo ha con il cosmo, quindi con l'ambiente e con i propri simili. Ciò che ci costituisce come persone, ciò che costituisce concretamente io, tu, gli altri come persone, è l'incontro personale con l'altro, o se preferite con gli altri. E qui chi ha vissuto l'ambiente cattolico degli anni 60, 70 e anche 80 ritroverà tutto un linguaggio che è rimasto nella pubblicistica, ma anche addirittura nella conversazione.
La persona è un incontro che produce un evento, eccetera, eccetera, insomma, voi sapete bene chi sto alludendo. Pertanto la persona si sperimenta, la persona non è una realtà sostanziale, non ha una natura, ma la persona si sperimenta e progredisce nella complessa trama delle sue relazioni. Trama ovviamente sempre variabile, perché dipende dal tempo e dallo spazio, e quindi una trama mai perfettamente conoscibile. Dunque, quando il personalista dice ma che cos'è questa persona, me la volete definire? Loro dicono impossibile. La persona è per definizione soggetto e dunque indefinibile. Altre frasi, questa volta sono di un altro dei maestri della filosofia del dialogo, ma poi indirettamente anche del personalismo, cioè il filosofo austriaco, mi sembra davvero, Martin Buber. Noi potremo riconoscere direttamente l'essenza peculiare dell'uomo unicamente nelle sue relazioni vissute. Sottolineo il termine unicamente. Ancora, l'io profondo dell'uomo si manifesta solo nella relazione con gli altri, solo, sottolineo. La comunione tra le coscienze è il fatto primordiale. Non l'intuizione dell'essere, la percezione dell'essere o quello che volete voi, ma la comunione tra le coscienze. L'essere profondo dell'uomo si manifesta nella sua capacità di relazionarsi. La definizione di persona e di spiritualità consiste principalmente nella sua capacità di stabilire relazioni personali. E questo è il padre Ned Orsell, che appunto è stato uno dei maggiori esponenti della corrente personalista, che, come avrete capito, ha avuto in Francia un suo luogo molto, molto importante. Quindi un uomo che non sia capace di comunicare e non sia capace di donarsi agli altri non è persona, ma è solo individuo al massimo. Provate a riflettere le conseguenze che abbiamo in bioetica da questo punto di vista. Un uomo che non è capace di comunicare con l'altro, e cioè con gli altri concretamente, e non è capace di donarsi agli altri, non è propriamente persona, è solo individuo. Quindi l'uomo è autenticamente persona e ha valore etico solo se, e nella misura in cui, si dimostra capace di aprirsi all'altro. Il che vuol dire aprirsi al mondo, agli altri uomini e soprattutto a Dio, ovviamente. E quest'ultima frase è di un personalista molto più noto, Karol Wojtyła, nel suo libro La fede della Chiesa, che è del 1979, ma raccoglie dei suoi interventi conferenti precedenti alla lezione pontificia, quando era ancora cardinale. Il personalista cristiano aggiunge che ogni uomo ha valore assoluto, ovviamente, di conseguenza, per il fatto primordiale di essere creato da Dio. Ora qui vediamo la pretesa teologica del personalismo, che fino adesso ha fatto, diciamo così, della filosofia, della cattiva antropologia. Però non dimentichiamo che nasce in un ambiente cristiano e cristiano praticante. Anzi, vuole essere un cristianesimo rigoroso. E quindi cerca di fondare teologicamente in qualche modo il suo discorso. Per cui un uomo, il personalista cristiano, sostiene che ogni uomo ha valore assoluto, ma perché? Per il fatto primordiale di essere stato creato da Dio, ma soprattutto per il fatto storico di essere stato redento da Cristo. Ogni uomo è stato di fatto redento da Cristo. Avrete già sentito questa frase. Il Cristo si è unito in qualche modo ad ogni uomo. Gaudium et Spes, numero 24. Quindi voi capite bene come ci sono state delle eco teologiche anche nel Magistero conciliare e ancora di più post-conciliare. Il che vuol dire che in ogni individuo Cristo stesso vive e opera soprannaturalmente, non come semplice creatura, ma come redento. Dunque, che motivo ci sarebbe per non salvarsi o per andare all'inferno? Nessuno, evidentemente.
La persona è quindi trascendente, anche questa è stata una formula molto usata, tanto non vuol dire granché in questo contesto, è molto equivoco, trascendente. L'uomo è trascendente a causa della sua origine divina, della sua natura libera, della sua santificazione cristiana, che è, come abbiamo visto, automatica, del suo destino eterno. La persona è trascendente. O non dimentichiamo mai che quando loro dicono la persona, in realtà si parla del concreto individuo. Non c'è nessuna differenza, perché come poi fu giustamente obiettato a Maritain, ma che differenza c'è tra l'uomo in quanto individuo e l'uomo in quanto persona? Nessuna, perché la persona è concretamente individuale, o sbaglio. Non esiste la persona non individuale. Vabbè. Alcuni personalisti sono andati oltre in questa, diciamo, espansione teologica del personalismo. Hanno proposto di definire la persona umana come relazione sussistente. Quindi hanno in pratica applicato all'uomo la definizione data dalla teologia a ciascuna delle tre persone divine. Quindi, simile o al Padre o al Figlio o soprattutto allo Spirito Santo, che con il quale sono molto in comunione, dicono loro i personalisti, la persona è relazione sussistente. Altri invece, tra cui Maritain, rifiutano questa applicazione teologica, perché dicono: ma l'uomo è una relazione non increata ma creata. Meno male che se ne sono resi conto che l'uomo non è increato, altrimenti sarebbe uguale a Dio. Comunque sia, la persona umana ha valore assoluto e soprannaturale, dunque è superiore a qualsiasi verità, bene, diritto o autorità, a maggior ragione. La persona è, per così dire, soprannaturale per natura. Voi direte: ma che pasticcio, che confusione. Eh sì, ma i personalisti dicono che fissarsi su concetti oggettivi, stabili, definiti, è perlomeno superficiale, e quindi bisogna ricorrere a queste formule più o meno poetiche, volendo essere molto gentili. Ma allora che rapporto ci può essere fra queste persone, una sorta di monadi però aperte al mondo, che rapporto ci può essere fra queste persone e gli altri? E la società, e tutta la realtà. Beh, secondo loro il rapporto che ci può essere è uno solo, quello di dialogo. Perché evidentemente si tratta di persone che hanno valore assoluto, dunque sono uguali fra di loro in tutto, e dunque fra uguali, il rapporto fra uguali non può essere ovviamente di subordinazione in qualche modo, nemmeno gerarchico ovviamente, ma può essere solo di dialogo fra pari. Dunque un rapporto di dialogo che si traduce concretamente in un rapporto di amore, parola che loro usano moltissimo, la parola amore, solidarietà, fraternità, reciproca donazione, comunione totale. Questo è il rapporto che ci può o ci deve essere fra le persone umane. Le esigenze dell'amore quindi devono prevalere su quelle non solo dell'autorità e della giustizia, ma anche sulle esigenze della verità, perfino sulle esigenze della verità religiosa. Tutto è subordinato all'amore così inteso. In ogni esperienza di amore, di comunione, di relazione con gli altri uomini, in ogni esperienza di un io con un tu, c'è un'impronta di Dio che è il tu eterno. Questa è una frase che deriva da Buber sostanzialmente, ma dall'idea. Quindi ogni rapporto di dialogo aperto, di comunione e di amore tra due persone, per esempio, è un rapporto per ciò stesso divino, per ciò stesso. Dunque c'è un valore assoluto e soprannaturale che supera ogni errore dottrinale e vizio morale o impietà religiosa. A questo punto diventa anche improprio parlare di errore dottrinale o di vizio morale o di impietà religiosa, perché è solo un rapporto fraterno fra persone autocoscienti che si autodeterminano e hanno valore assoluto in qualche modo.
Allora la dignità dell'uomo, perché qui arriviamo al concreto, allora si passa dal, diciamo, dal valore della persona alla dignità umana, cioè l'impegno concreto per capire qual è la dignità umana e quali sono poi i famosi diritti umani. Allora la dignità dell'uomo concreto è indipendente dalle sue qualità morali, è indipendente dal compimento dei suoi doveri. L'astratta dignità di natura metafisica della persona viene trasferita alla concreta dignità di comportamento morale. Questa è una frase non semplicissima, se vogliamo, ma fondamentale. L'astratta dignità di natura metafisica, cioè ogni uomo ha la sua dignità di natura, viene trasferita alla concreta dignità di comportamento morale. Quindi qualunque azione commetta o non commetta l'uomo concreto non perde in nessun modo la sua natura metafisica, la sua dignità metafisica. Pertanto tale dignità personale non può mai essere perduta dall'uomo, qualunque cosa faccia, qualunque dovere eluda, qualunque colpa commetta, è sempre uomo, è sempre persona. Dunque in qualche modo è sempre santo, se vogliamo. Sì, no? E siccome Dio ha creato la persona libera, creativa e responsabile, la persona ha una sorta di diritto naturale a sbagliare, anzi di diritto divino a sbagliare, perché gliel'ha dato Dio il diritto naturale in questo senso. La persona, proprio perché è persona, non è infallibile ovviamente, ma ha diritto ad essere fallibile, a sbagliare, ad errare nel campo del conoscere, e concretamente ha diritto a peccare nel campo dell'agire, ovviamente, perché poi l'errore si traduce nel concreto peccato, si può tradurre. Pertanto ogni comportamento della persona, indipendentemente dal suo valore morale e sociale del comportamento, ogni comportamento risulta giustificato dal libero arbitrio, ma soprattutto da questa radice divina della persona. Quindi c'è un solo problema politico e sociale: i diritti umani, tutelare i diritti umani, che sono, notate bene, la tutela dei diritti di ciascuno, loro lo dicono chiaramente, cioè la tutela dei diritti del signor chiunque, se vogliamo usare questa frase più prosaica e più chiara, quali che siano i suoi meriti o demeriti, quali che sia il suo ruolo, la sua posizione sociale, il suo valore morale. Quindi in concreto la dignità personale esige il rispetto dei diritti umani, a cominciare dalla libertà del pensare e dell'agire, intese privativamente come immunità da ogni costrizione. Attenzione a questa frase che poi ritroverete, anzi ritroveremo. Immunità di ogni costrizione. Quindi si dice propriamente che l'uomo non è infallibile, non è impeccabile, può sbagliare e può peccare, ma nonostante questo Dio gli ha dato il diritto di sbagliare e di peccare. E la società non può punirlo per questo. Gli deve dare una specie di lascia passare, diciamo così. Perché ha diritto ad essere immune da ogni costrizione sociale, politica, anche penale, come vedremo. Anzi, per la verità, l'uomo deve essere immune da ogni condizionamento, secondo il personalismo, cosa ovviamente impossibile. E allora la società che fine fa in questo contesto così di io dico di idolatria della persona? Beh, dato che la persona è un assoluto concreto fine in se stesso, rispetto alla persona la società è soltanto qualcosa di relativo, ovviamente, e di derivato. La società serve ad assicurare innanzitutto il libero esercizio delle persone, il libero esercizio del libero arbitrio individuale, dei loro diritti, ovviamente, e poi l'amministrazione delle cose, che era quello di cui si deve occupare la società. Quindi, tutelare i diritti dell'individuo e amministrare le cose. La società esiste per la persona. Quindi la società
è una condizione del suo progresso, del progresso della persona. Dunque la società ha fine, valore, dignità solo strumentale, non sostanziale, ma accidentale. Capite bene che la società si riduce ben poco in questa prospettiva. Del resto, come sentenzia alla Gaudium et Spes al numero 25, principio e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona. È e deve essere. Imperativo morale. Principio e fine di tutte le istituzioni sociali. E qualcuno domanda, anche ecclesiastiche? Beh, in un certo senso possiamo dire sì. Il personalista allora che cosa vuol fare? In concreto, ha una dottrina politica? Sì, ma che cosa vuol costruire? Vuol costruire una comunità di persone. Non ama neanche l'espressione una società di persone, perché la parola società già non rende bene idea la comunione, la condivisione, il sentire tutti insieme, l'essere tutti solidali, amici, compartecipi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna costruire una comunità di persone. Qualcuno obietterà, ma non è mai esistita storicamente questa comunità di persone. Certo, risponde il personalista, ma va considerata come un polo profetico al quale la politica deve sempre tendere come suo fine e modello. Qualcuno pensa, la stessa cosa diceva Rousseau sul famoso stato del buon selvaggio. Rousseau ammetteva, non è mai esistito, però bisogna proporselo come modello possibile. Quindi il personalismo rifiuta di sottomettere i diritti assoluti della persona alle esigenze relative della società. Voi direte, ma anche la sicurezza, cosa volete che importi la sicurezza in questo contesto? Quello che importa è l'esaltazione e lo sviluppo della persona umana. Perché ciò ridurrebbe la persona da fine a mezzo. Voi ricordate tutta la propaganda pro-immigrazione di questi ultimi tempi, no? Non bisogna considerare gli immigrati come problema o come strumento, ma come fine. Allora, l'unica cosa che può fare il progetto personalista della società, visto che non prevede neanche una vera e propria società, è quello di ricorrere al solito espediente liberale, quello dell'equilibrio. Equilibrio tra opposti, equilibrio tra persone, tra forze, eccetera, eccetera. Infatti il personalismo pensa che la società sia il risultato di un compromesso, non ha una base naturale, di un compromesso tra le sue componenti. La società non è altro che un compromesso, un accordo di compromesso fra le sue componenti. È una società di equilibrio tra le sue forze, tra le forze in campo, le quali si uniscono mediante un patto sociale, ovviamente. Che vale solo, questo patto vale solo nella misura in cui la vita associata conviene alle regole, conviene alle singole persone. Il patto sociale va bene, ma solo finché conviene. Conviene alle singole persone, o almeno alla maggioranza. E poi, chiaramente, qui entra il meccanismo appunto del primato della maggioranza. Per rimediare alla tendenza disgregatrice, per qualcuno può dire, ma questo è un disgregare già di principio la società, insita in questa concezione della persona, della comunità di persone, il personalismo tenta di bilanciarla, tenta, diciamo così, in qualche modo di aggiustarla, con la tendenza aggregatrice, ci vuole una tendenza aggregatrice. Perché le persone che hanno questo diritto assoluto a essere autocoscienti, autodeterminate e quindi libere, perché si devono unire in società? Ma perché devono essere solidali tra loro? Ci vuole una qualche unità. Perché devono essere solidali? Qui entra in ballo un'altra parola magica, o parola talismano, come diceva il professor Pignocolera Oliveira, la parola solidarietà. La persona infatti è relazionale e comunitaria. Ricordiamoci sempre che lo slogan di Mounier era il personalismo comunitario, che in qualche modo tende a bilanciare l'individualismo con il collettivismo. La persona è finalizzata al prossimo, o meglio, è finalizzata agli altri, a tutti gli altri,
senza discriminazioni, come abbiamo visto. Da qui deriva il famoso slogan della solidarietà fra estranei, che oggi viene usato soprattutto per giustificare la indiscriminata accoglienza di tutti, a cominciare ovviamente dagli immigrati extracomunitari. E voi dite, ma su che basi, per che fine? No? Il fine della solidarietà, ma su che basi? Su che cosa ci uniamo in società? Sul bene comune? Sì, però inteso come? Qui è il problema. Perché in realtà il bene comune, nella prospettiva personalista, viene sostituito dalla ricerca comune. Non esiste un bene oggettivo comune dettato da una natura che non esiste propriamente parlando, o da un fine comune che non è oggettivo comunque. Quindi il bene comune viene sostituito in realtà dalla ricerca comune dei valori condivisi. Altra classica espressione, no? I valori condivisi ai quali bisogna aderire e rispetto ai quali non bisogna essere divisivi, come si dice oggi. Non bisogna essere divisivi, bisogna essere uniti sui valori condivisi che ci mettono in cerca comune del bene. E sono valori necessari per mantenere la società unita nel perseguire un progetto solidale. Frase interessante. In un dialogo costruttivo, noi cristiani non dobbiamo rassegnarci a rinunciare alle nostre idee, ci mancherebbe. Non dobbiamo rassegnarci a rinunciare alle nostre idee, utopie o diritti, ma dobbiamo soltanto rinunciare alla pretesa che siano unici e assoluti. L'autore, Papa Francesco, nel suo libro intitolato Popolo, che il Corriere della Sera ha pubblicato nel 14 riunendo alcuni suoi discorsi. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Quindi l'unico fattore che può unire in società le persone tra loro autonome è l'amore. Torniamo un momento su questo argomento. La saggezza cristiana ci invita a spingerci in avanti verso una cristianità. Qui ancora si parla della cristianità perché la frase di Marité, che ancora poveretto, era legato a questo termine che poi è stato rapidamente liquidato. Spingerci verso una cristianità in cui l'ideale o il mito della realizzazione della libertà avrà sostituito l'ideale o il mito della forza al servizio di Dio. Questa frase è diventata famosissima, è quasi un programma, è dal libro Du régime temporel della liberté di Marité. Ovviamente qual era il regime basato sull'ideale della forza al servizio di Dio? La vecchia cristianità, il Medioevo o la Controriforma, come volete voi, va sostituito con la nuova cristianità, in realtà il nuovo regime è fondato sull'ideale o il mito, ammette Marité, della realizzazione della libertà, libertà della persona, delle persone, eccetera, eccetera. Ma se la società è al servizio delle persone, per il personalismo lo Stato è al servizio del cittadino, mi sembra evidente. Lo Stato, chiamiamolo così come società politica principale, è al servizio del cittadino, come tutto il resto. Più esattamente lo Stato deve porsi al servizio della società, la società al servizio delle comunità, le comunità al servizio delle famiglie, le famiglie al servizio degli individui. Voi direte, c'è qualche cosa che non quadra. È una piramide rovesciata, appunto. L'espressione piramide rovesciata, come sapete, piace molto a Papa Francesco, che l'ha usata per indicare un modello sociale. Piramide rovesciata, cioè non è l'individuo che è al servizio della famiglia, la famiglia al servizio della comunità, la comunità al servizio della società politica, eccetera. Ma è tutto il contrario. Il democratismo in fondo è questo, se volete. Quindi ogni forma di autorità deve dipendere dalle opinioni, dalle esigenze e dalle scelte delle persone. Il concreto, il progresso della persona umana esige che ogni forma di autorità pubblica si subordini alle persone, cioè agli individui, cioè in realtà alle forze locali o private in campo, perché poi concretamente è a questo che si riduce tutta la faccenda.
Salto un aspetto per non essere lungo della critica, perché penso che già avete molto modo di individuarla. Vediamo le conseguenze di adesso, di questi ultimi tempi. Perché quello che abbiamo detto sono elucubrazioni o programmi, c'è stato anche un manifesto personalista, degli anni soprattutto 30 e finiscono gli ultimi all'inizio, del proprio all'inizio degli anni 50. Ma ci sono conseguenze che di necessità sua, di sua necessità, si poi traducono in concreto, sono quelle che subiamo oggi. Per esempio, vediamo qualche conseguenza religiosa, che apparentemente c'entrerebbe poco, invece c'entra e come. Secondo la teologia progressista, il cristianesimo non è altro che la più progredita risposta alle naturali e perenne esigenze dell'umanità, o se volete della persona. Cioè, le esigenze della mente e del cuore umano. La salvezza di Cristo corrisponde alle aspirazioni umane più profonde. L'identificazione a Cristo è la via per giungere alla pienezza della umanità. E l'aspetto soprannaturale è liquidato. O se volete è compreso implicitamente in quello naturale. Niente più soprannaturale, niente più grazia. Mi domando a cosa servono i sacramenti a questo punto, e a maggior ragione l'autorità ecclesiastica. Quindi il compito della Chiesa in che cosa consiste? Nella prospettiva personalista, e possiamo aggiungere della teologia progressista di adesso, il compito della Chiesa consiste nel rendere l'uomo sempre più umano, sempre più profondamente umano. Gaudium et Spes, numero 40, ripreso da Giovanni Paolo II, Dominum et Vivificante, numero 59, ma qui a questo punto le citazioni potrebbero moltiplicare fino ad adesso. Altro esempio, più autorevole ancora in certo senso, tutto ciò che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha proposto pretende di aiutare tutti gli uomini contemporanei, siano essi credenti o non credenti in modo esplicito a Dio, aiutare insomma tutti gli uomini contemporanei affinché essi possano adeguare meglio il mondo alla superiore dignità dell'uomo e tendano una fraternità universale più profondamente radicata, e sotto l'impulso dell'amore rispondano con sforzo generoso e unitario alle urgenti esigenze della nostra epoca, che è quello che veramente conta, evidentemente. Voi direte, ma questo chi è? Sempre Gaudium et Spes, numero 91, che alla fine, verso la fine, Gaudium et Spes spiega che cosa ha voluto intendere il Concilio quando parlava appunto di dignità umana, fine della Chiesa. Quindi la verità, anche quella religiosa, il bene, anche quello soprannaturale, la giustizia, anche quella ecclesiastica, devono essere accettate e praticate non in sé, non per la loro valore, non oggettivamente e astrattamente, come dicono loro, ma ad alium, ad personam, cioè a beneficio della persona, cioè degli individui. In funzione della dignità della persona umana e delle esigenze storiche dell'umanità, che nel frattempo è diventata adulta, come fu più volte insinuato dal Concilio Vaticano II stesso. In questo consiste la nuova evangelizzazione partorita dal Concilio, che difatti fu definito dall'allora ancora cardinale Carlo Gotiva come il Concilio personalista. E qui mi sembra anche qui chiaro l'uso della terminologia e l'impostazione che si vuole dare. E nel campo dell'etica, per esempio? Beh, nel campo dell'etica teologica, siamo ancora nel campo dell'etica teologica, l'impostazione personalistica data all'insegnamento e alla pastorale dalla gerarchia ecclesiastica ha contribuito a traviarle in senso relativistico e le ha condotti al fallimento poi pratico, che è stato anche ammesso autorevolmente recentemente. Il dissenso cattolico derivò dalla corrente e radicale applicazione del personalismo nel campo ecclesiale, o del comunitarismo, se volete, e condusse al relativismo dogmatico e al permissivismo etico. Bastano qui alcune formule classiche di successo:
opzione fondamentale del padre Hering e altri, conseguenzialismo, proporzionalismo, etica della situazione, ammessi o no, a volte addirittura condannati, come nel caso del Papa Giovanni Paolo II, ma di fatto sono conseguenze dell'impostazione personalistica. Per cui quello che conta è l'autocoscienza dell'individuo e la sua quindi scelta coerente. Ma ci sono anche le conseguenze politiche e sociali. Qui l'elenco sarebbe lungo, facciamo qualche esempio. L'esperienza storica conferma l'esame razionale. Esperienza e esame razionale dimostrano che il personalismo non può costituire un baluardo per difendersi dal totalitarismo. Era la sua pretesa negli anni 20 e 30, completamente fallita. Anzi, nell'illusione di tentare una via media che superi dialetticamente il contrasto tra l'individualismo liberale e il collettivismo socialista, il personalismo tende a una forma di individualismo collettivistico, o se volete di collettivismo individualista, insomma, fate come volete, tanto si tratta di formule, che simpatizza tendenzialmente con il socialismo, ma è inevitabile a questo punto, e tende a farsi complice degli esperimenti socialisti. Facciamo alcuni esempi di attualità che riguardano anche l'Italia di adesso, perfino nel campo giuridico. Per esempio, l'impostazione personalista trasferita nel campo del diritto ha abolito le leggi in difesa della società e della moralità. Perché? Perché ha declassato, per esempio, i delitti contro la morale a delitti contro la persona. Voi direte, ma in concreto non è lo stesso. No, cambia il motivo fondamentale del crimine e della punizione conseguente. Cioè, non sono più delitti contro la morale e l'ordine sociale di riflesso, ma delitti contro la libera volontà del soggetto, della persona vittima, per esempio. La violenza, infatti, non è più condannata in quanto contraria alla natura umana, al bene comune, se volete anche solo la pace, eccetera. La violenza è condannata oggi anche giuridicamente in quanto contraria alla autodeterminazione del soggetto. Tutto ciò che è immorale e antisociale può diventare lecito, anzi diventa lecito, purché abbia il consenso della persona in causa, della vittima. E voi vi ricorderete che recentemente è stato proposto di legalizzare la pedofilia dicendo ma se il bimbo è consenziente, ha scelto liberamente il rapporto amoroso con l'adulto. Dunque, non essendoci motivo reale, morale di condanna, è tutto lecito. Ma lo stupro, per esempio, non è più un delitto contro la morale, ma solo contro la libertà sessuale della persona. Ne deriva che uno stupro acconsentito, diciamo così, non è più immorale e quindi non può essere condannato come reato. Lo stesso vale per il sadismo. Se la vittima è un masochista, ossia ha consentito liberamente la violenza subita, perché mai punire il sadico che l'ha resa vittima? Non c'è violazione dell'autodeterminazione della persona masochista. Lo stesso varrà domani per il suicidio assistito. Se il soggetto ha deciso di essere ammazzato, lo vuole liberamente, perché mai punire chi lo ha concretamente ucciso? Il personalismo, infatti, inoltre concepisce il matrimonio, anche qui entriamo sempre più nella vita quotidiana, come una relazione paritaria tra due persone. Persone che oggi si aggiunge e possono anche essere dello stesso sesso, perché forse l'omosessuale militante non è una persona? Tutti sono persone. Ricorderete che i documenti vaticani parlano della persona omosessuale. E così come recentemente si parla della persona migrante. Non bisogna dire il migrante, tantomeno il clandestino, per carità. La persona migrante. Non si capisce perché non si dice mai la persona razzista, la persona pedofila, ancora non si dice. La persona diventa una patente che però stranamente è selettiva. Vabbè, lasciamo perdere.
Quindi il personalismo concepisce il matrimonio e lo sancisce giuridicamente, questo è il problema, come una relazione paritaria tra due persone, le quali, essendo entrambe soggetti di diritti assoluti, non possono essere tra loro subordinate in nessun modo, nemmeno nell'esercizio dei loro ruoli. Perché? Ah, ma perché il bene dei coniugi viene prima del bene della famiglia. La famiglia è astratta, i coniugi sono persone concrete. L'unità coniugale quindi può essere sacrificata al soddisfacimento, anche sessuale, degli sposi, o di uno solo ovviamente. Quando uno degli sposi non vede più riconosciuti i propri diritti o le proprie esigenze, per esempio sessuali, può rompere il vincolo coniugale. Voi direte, ma ciò dissolve la famiglia? Non ha importanza. La famiglia è per la persona, non il contrario. Quindi quello che deve prevalere è il diritto della singola persona o di tutte e due. Lo stesso vale per la famiglia, ovviamente, quanto nel rapporto tra genitori e figli. Stiamo parlando sempre di valore giuridico, attenzione. Oggi l'autorità dei genitori può, anzi deve, essere sacrificata ai diritti della prole, ossia del figlio. Ogni forma di imposizione, o peggio ancora di punizione, dei genitori verso i figli diventa un attentato alla dignità del cittadino figlio, come lo chiama la famosa Carta dell'ONU per i diritti del minore, o del bambino, anzi, mi sembra che si chiama Carta dei diritti del bambino. Andatevela a leggere, è una cosa comica, tutta l'impostazione dei diritti del cittadino bimbo. In tal caso, il figlio rischia di essere liberato dalla famiglia, è un suo diritto all'autodeterminazione e deve essere quindi anche rieducato ai propri diritti, perché capita, poveretti, che i bambini non siano molto consapevoli dei loro diritti di persona e quindi bisogna farglielo capire, bisogna rieducarli, cioè, ma nella famiglia, vabbè, li sottraiamo alla famiglia. Facciamo intervenire gli assistenti sociali come quelli recentemente saliti al disonore delle cronache. Ma il principio è quello: salvare i diritti assoluti del figlio dalle prevaricazioni dei genitori. Lo stesso vale della scuola. Chi è insegnante, io vengo da una famiglia di insegnanti, se ne renderà benissimo conto oggi. Nell'insegnamento il docente non può imporre un ideale oggettivo di sapere o di educazione, tantomeno morale, perché ciò mortificherebbe la libera spontaneità della persona e la sua opzione preferenziale che deve fare per un codice o morale o un altro. Insomma, violerebbe i diritti dello studente, i diritti dello scolaro. Diritti all'autodeterminazione. Anche nel campo disciplinare, diciamo perdere l'aspetto educativo, ma anche nel campo disciplinare della scuola, l'insegnante può rimproverare amorevolmente, con amore, può rimproverare lo scolaro che fa il bullo, per esempio. Al massimo può impedirgli di nuocere, se ci riesce, ma non può punirlo, no? Perché non ci si oppone a un male con un altro male. Altra frase classica. Perché per loro la violenza è un male, la repressione della punizione della violenza è un altro male, in un certo senso peggiore, perché viene violata l'autodeterminazione del soggetto, cioè della persona. Anche nel campo, questo abbiamo già detto, è lo stesso concetto di immunità, anche qui, immunità dalla coercizione. Cioè divieto di repressione che spetta anche ai colpevoli per tutelare la loro dignità umana, spetterebbe, perché ovviamente il diritto penale, anche quello di oggi, non credo sia molto d'accordo in questo, come sancito nella dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae, che sancisce il famoso diritto a essere immuni da coercizione di carattere religioso, anche se questo va a danno del bene comune della società. Trasferite questo diritto di immunità dalla coercizione negli altri campi e avete il quadro che ho appena descritto. Etica sociale, altri esempi. Se la persona umana ha valore assoluto, non subordinabile né negoziabile,
Allora non c'è ragione per cui l'individuo in certi casi abbia il dovere di sacrificarsi per salvare il superiore bene della società cui concretamente appartiene. Perché io mi dovrei sacrificare per gli altri, per una società in particolare, che è una cosa diversa da me? Ad esempio, perché mai il militare dovrebbe sacrificare la propria incolumità e la propria vita in guerra per difendere il proprio popolo? Ma perché mai? E difatti ci sono, come sapete, dei cambiamenti anche, o ci saranno in alcuni casi, nel catechismo cattolico in preparazione. E perché mai un poliziotto, non solo un militare, ma anche un poliziotto, perché dovrebbe sacrificare la propria incolumità o la vita per assicurare l'ordine pubblico? Il poliziotto potrà dire, ma il mio bene, la mia dignità e la mia incolumità personale sono assoluti, sono superiori. E quindi non esiste, posso farlo se voglio, perché mi autodetermino, ma non ho nessun obbligo. Nel campo del diritto penale, riferiamoci agli slogan personalisti, lo spirito superiore alla materia, e vabbè, la persona è superiore alle cose, e vabbè, ossia a qualunque bene materiale, allora ogni punizione diventa una inammissibile vendetta. Perché, per esempio, perché io dovrei punire, no scusate, andiamo con ordine, ne deriva non solo il rifiuto della pena di morte, ovviamente, perché è il massimo oltraggio alla dignità e incolumità della persona umana, ma anche quello dell'ergastolo, perché è stato giustamente detto, lo disse per esempio il cardinale Martini in tempi non sospetti, ma se io tolgo la vita di una persona e dico va bene, no, non gli do la pena di morte, lo condanno all'ergastolo, ma gli tolgo la libertà. E scusate, la libertà non è almeno altrettanto importante che la vita? Dunque anche l'ergastolo diventa un attentato alla libertà umana. Ma veramente anche se io metto in prigione una persona per un'ora è un attentato alla libertà, per quanto minimo. Quindi ne deriva il rifiuto della pena di morte, ma anche quello dell'ergastolo, anche il rifiuto della carcerazione, perché la regola è l'amore. E poi non bisogna usare la forza per imporre un diritto, altro slogan personalista. Facciamo un esempio ancora più banale, più concreto. Abbiamo un caso di rapina, di truffa. Perché mai incarcerare un rapinatore o un truffatore? Perché mai? È sufficiente che il colpevole si scusi, restituisca il mal tolto, al fine di salvare la pari dignità assoluta delle parti in causa. Perché ha dignità assoluta la persona derubata, ma anche il rapinatore ha dignità assoluta. Perché mai punire un omicida, addirittura? Dato che la sua punizione, punire un omicida, non potrà mai ridare la vita alla vittima. E allora è sufficiente che l'omicida risarcisca in qualche modo la perdita causata ai parenti dell'ucciso. Voi direte, ma questa è roba da ridere. Ma guardate, io ho una collezione di interventi tratti da Avvenire negli anni passati, di vescovi, i quali partivano dal presupposto che, primo, un qualunque Stato che non realizzi le aspirazioni anche di un solo individuo è illegittimo. Capite bene che l'anarchia diventa una parola dolce a confronto di quello che è. E un altro che diceva appunto, di fronte a un caso di omicidio, ma perché volete imprigionare l'omicida? Forse questo potrà ridare la vita ai parenti, al morto, potrà consolare i parenti? No, è una vendetta. Dunque, nessuna pena per l'omicida. E lascio altri aspetti per descrivere brevemente, chiaro, perché siamo già un po' avanti, quello che è il declino, è stato il rapido declino di tutta questa utopia personalistica. Perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale il personalismo ebbe una certa influenza, è vero, anche nel campo politico, specialmente in Francia, in Belgio, anche in Italia, ma poi la ventata antiumanistica e permissiva del 68 ha spazzato via l'ideale filosofico-politico del personalista, che stava già perdendo molto prestigio e influenza. Il personalismo stesso
alcuni autori hanno più volte confessato il proprio fallimento. Lo stesso Maritain nel 1967 ha ammesso: a causa dei partiti politici cosiddetti cristiani, la speranza della realizzazione di una politica cristiana è andata completamente frustrata. E io aggiungerei: sì, per colpa tua, perché sei tu che hai ispirato, hai perfino i programmi politici, per esempio, della Democrazia Cristiana Internazionale. La filosofia e la politica e il diritto contemporanei hanno ignorato il progetto del personalismo cristiano, considerandolo come una scialba e inaffidabile versione del progetto moderno. Qui c'è una lunga frase, non la cito, di Hans Kelsen, il quale, parlando proprio di Maritain, del progetto personalista, concretamente di Maritain, nel suo libro I fondamenti della democrazia, il libro di Kelsen, I fondamenti della democrazia, dice: ma non può essere messo in dubbio che la dignità della persona umana sia rispettata molto di più in un ordine sociale che garantisca alla persona l'autonomia politica, piuttosto che in un ordine religioso basato sul principio della eteronomia. Insomma, per Kelsen, anche la nuova cristianità di Maritain è oppressiva verso la libertà umana, il diritto di autonomia. Paradossalmente, proprio quando il Concilio Ecumenico Vaticano II assimilava alcune affermazioni chiave del personalismo, il personalismo veniva già scartato e superato dal progressismo cristiano. Prendiamo un esempio, Giorgio Campanini, sociologo della famiglia della sinistra cattolica, dice: certo, Maritain supera l'alternativa chiesa o mondo, perché questa era la vecchia posizione, chiesa o mondo. E Maritain tentò la sintesi attraverso la formula chiesa e mondo, con i cristiani in funzione di mediatore. Però, aggiunge Campanini, Maritain non giunge alla coraggiosa affermazione di una terza tesi, chiesa nel mondo, che è quella che conta, è la terza fase. Quindi da chiesa o mondo siamo passati a chiesa e mondo, ma non basta, deve essere chiesa nel mondo. E Campanini dice: con il concilio si è già cominciato a passare a questa terza frase. Per cui Campanini, che è molto legato a Mounier, scarta la povera cristianità di Maritain. Non parliamo poi di Petru Scurpola, che nel suo famoso libro La nuova cristianità perduta concluse che il progetto mariteniano della nuova cristianità era fallito e quindi per i cristiani è meglio abbandonare il campo politico per ripiegare in quello sociale. Ed è quello che è avvenuto in questi ultimi tempi. E voi direte: ma allora non c'è da meravigliarsi se un'ultima indagine statistica in Italia, è solo il 6% degli italiani che si interessano di politica. In qualche modo, anche solo partecipando a una sottoscrizione, firmando un referendum o qualche cosa. Solo il 6%. Tutto il resto si disinteressa completamente della politica. Qualcuno fa volontariato sociale e basta. Insomma, conclusione. La disavventura finora descritta è l'esempio applicativo di una tipica strategia rivoluzionaria. Quando la rivoluzione vuole distruggere qualche cosa, o la annienta, ma questo è difficile, non sempre facile, oppure la assolutizza, la rigonfia, la rende ipertrofica, come la famosa rana della fiaba, che alla fine si gonfia e poi esplode. Sottrae al suo posto e al suo ruolo quello che vuole distruggere. Per esempio la persona. In questo modo, dopo un apparente successo, la vittima, in questo caso la persona, finirà con l'esplodere. Ed è quello che è successo, perché oramai non si parla più di persona come non si parla più di persona, di famiglia, ma si parla di molteplicità delle persone, anzi di molteplicità dell'io, pluralità dell'io. In ognuno di noi esisterebbero parecchi io. Anche senza citare Foucault, voi capite bene che si arriva a questo. Quindi il personalismo contemporaneo non è la difesa della persona, al contrario, è una dottrina che avvilisce la persona, anche se lei si è saltata parole. Il personalismo contemporaneo è una forma di radicale individualismo, molto peggiore del classico individualismo liberale, perché assicura al vitalismo di questo
al vitalismo liberale, l'appoggio e il sostegno dello Stato per la sua effettiva realizzazione. Questa è una frase di Danilo Castellano in un libro recentemente uscito sulle chiavi della questione sociale. Insomma, per chiudere veramente, alla radice il personalismo presuppone una concezione secolarizzata della società, oltre che sbagliata della persona. Invece il vincolo con Dio non riguarda solo la persona, ma riguarda anche la società, perché anche la società ha Dio come autore, legislatore e redentore. Insomma, come fine ultimo. Anche la società per esistere ha bisogno di tendere a un fine trascendente e soprannaturale, storicamente è così, riassumibile nella regalità di Cristo. La dottrina sociale della Chiesa potrà recuperare la sua pregnanza e incidenza solo se, come ammoniva già Leone XIII, ci si tornerà a fondare su quel sommo bene trascendente che è Dio e perseguire quel massimo bene comune che è la religione cristiana. E questo è Leone XIII, Sapiente Cristiano, una delle sue encicliche fondanti della Chiesa. Mi scuso per la lunghezza, ma comunque...